Stasera credo che ci sia un collegamento con la scala che farà la nona. L'11 a Vienna dirige Riccardo Muti, la Filarmonica di Vienna, in molte altre parti sicuramente verrà eseguito. Perché questo video che stiamo per vedere? Una breve introduzione. Campi di prigionieri della prima guerra mondiale non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli della seconda guerra mondiale. Si moriva di fame, vedete, un quadro molto divertente, si moriva di malattie, qualcuno moriva perché ci stava qualche sparatorio, però sostanzialmente c'era un rispetto di quella che era la dignità della persona. In quasi tutti i campi c'erano notevoli o modeste attività culturali, ginniche, c'erano addirittura proiezioni di film. Si pagava e si vedeva il film muto. Lo studioso che ha approfondito questa materia ha detto quando erano film di propaganda, pagavano però se ne andavano subito. C'erano anche biblioteche. Questa per esempio è una foto della banda di prigionieri italiana a Mauthausen, sta scritto pure sul 1916-1918. Sulla sinistra c'è, da qua non si vede, un signore che si chiamava Pedrin Gilardi, di Grave Duna. Da non confondere con Gravelona, cioè Gravelona sta sul lago di Como e sta giusto 5 minuti dove fu ucciso Mussolini. Quindi questa è la banda. Considerate che a Mauthausen, nella prima guerra mondiale, c'era anche un'attività teatrale notevole, ci sono le foto, c'è anche qualche immagine molto precisa, per esempio un Elisir d'amore fatto in chiave parodistica. E questo Pedrin Gilardi ci ha consentito, perché era il copista dell'orchestra, di conservare manoscritti inediti, manoscritti per mandolino e per cornetto, una ottantina che io tengo, perché poi nel frattempo sono stati rubati, però io fortunosamente, fortunatamente, non sapevo, la storia li ho recuperati dal nipote dell'altro. Questo per esempio era l'orchestra di mandolini del campo di prigionieri di Bandol, del quale poi parleremo in seguito, a breve. Questa è una foto pubblicata dal giornale tedesco Der Spiegel, che se vi divertite andate su internet trovate tutte queste notizie. Guardate questa foto di questa orchestra di un campo di prigionieri, noterete che c'è addirittura un fonografo, che all'epoca era un oggetto di lusso. Come si è arrivato in questo campo di prigionieri? Certamente un mistero. Notate la presenza costante dei mandolini e 15 giorni fa a Napoli, alla Casa del Mandolino e a Torre, un bellissimo paesino in provincia di Potenza, sono stati eseguiti questi brani che io ho recuperato. Ecco, per esempio, Cottbus è una città abbastanza grande della Germania, c'è cioè un campo di prigionieri, come vedete c'era una compagnia teatrale, gli Ambrogi del Tempo. Questa era la fame, questo è un dipinto di un pittore francese chiamato Bourret. E come vedete, si andava anche a rovistare di notte nei filoni della spazzatura, quindi trovare un pezzo di pane, si mangiavano molte sardine, quindi qualcuno andava a vedere se casomai qualcuno avesse lasciato pure qualche pezzettino vicino alla lista. Questa è una foto sorrentina. Il signore che si autodefinisce Carosone a sinistra si chiamava Giovanni De Pippo ed era di una famiglia nobile, infatti il barone mandava i soldi con paglia postale al figlio. E il signore che vedete con la sigaretta in bocca era Beniamino Casola, fratello del più famoso Giannino Casola, che non ricordo se fosse senatore, come senatore deputato per il Movimento Sì. Sociale. Dice De Pippo, questo ci mette un'altra foto, mette le freccette nel nome di tutti i prigionieri, erano quasi tutti ufficiali, dice questo è il mio più caro amico di prigionia, Beniamino Casola. Saranno giocando a poker. Ecco, qua arriviamo a Bandò, campo di prigionia di Bandò. Bandò è un piccolo centro che sta, diciamo, nel sud del Giappone. All'epoca i giapponesi assediarono Tien Tsingtao. Ora non so se ricordate che nel
guerra dei boxer e l'Italia aveva un porto che si chiamava Tienzin, mentre i tedeschi avevano un porto che si chiamava Tsingtao. I giapponesi erano avversari a questo conflitto dei tedeschi, assediarono per 2-3 mesi il porto, poi fecero prigionieri e li portarono in Giappone. In diversi campi di prigionieri, pure a Hiroshima, vicino Osaka, e questo di Bandò aveva una particolarità. Era diretto da un signore, che era un militare, che si chiamava Matsue, il cognome è un po' impronunciabile, Matsue, il quale aveva una grande stima della civiltà tedesca, però aveva una biografia infantile molto particolare, perché il padre, che era un oppositore del potere politico, era stato esiliato nel nord del Giappone. Quindi lui capiva la tristezza di uno che era costretto a lasciare la propria città, la propria terra, e stare in un posto praticamente come prigioniero. Quindi permise a questi prigionieri di adattarsi e di utilizzare tutto ciò che potevano per alleviare la tristezza di questi prigionieri. A Bandò, poi potete trovare tutte queste notizie su internet, perché non è che io vi scaglio che ricerche particolari, parte in biblioteca, eccetera, seduto sul tavolino, sulla sede di casa. In questo campo di Bandò c'erano addirittura 3 orchestre. Questo è uno dei 3 direttori, si chiamava Paul Engel. Ho trovato qualche piccola notizia, era un violinista francese, c'ha il violino. Notate pure che c'è un pianoforte verticale, comunque è un oggetto che costa abbastanza, non è che tutti detengono un pianoforte verticale. L'altro si chiamava Schulz, il terzo ve lo dico dopo. Diciamo, il più importante è quello che poi è collegato a questa storia. Questa era la stamperia di Bandò. Se vi riuscite a leggere al centro, c'è scritto di baracche. Queste sono le pubblicazioni che faceva la stamperia. Ora, questo era il giornale del campo. In molti campi di prigionia c'erano, addirittura in qualche campo di prigionia c'erano due giornali, e addirittura a volte litigavano tra quelli che facevano i giornali, perché casomai uno era monarchico, un altro era repubblicano, un altro socialista, eccetera, eccetera. Questi manifesti che poi state per vedere sono stati riprodotti, credo, in serigrafia insieme a copie del giornale. Se andate sul negozio antiquario americano, si vendono anche a $40,000. Come vedete, sono tutti manifesti artistici, non solo i semplici manifesti. Questo chiaramente è un concerto di Natale, manca solo i cioccolatini, però le palle ci stanno. Questo è uno spettacolo di Burattini, si vedono i film, magari un Don Giovanni, però non ricordo bene. Per esempio, questo era un orchestra di mandolini. In un programma c'è stata addirittura una serenata di Gaetano Braga, che all'epoca era un compositore italiano abbastanza grande. Questo è un altro manifesto, notate sempre la finezza dei disegni, dei colori, stiamo parlando di gente che sta nel campo di visione, certo. Ecco qua, questo che vedete che era un marinaio, probabilmente era un oboista, si chiamava Janssen, era il direttore. Questa è la foto del 1 giugno 1918, quando si è fatta la prima della nona in Giappone, cioè in tutta l'Asia. Quindi questo ha un significato particolare, questa prima, perché immaginate 50 persone che suonano strumenti, 50 persone che cantano, 4 cantanti, non so il livello artistico quale fosse, ma comunque era una faticata soltanto a trovare gli spazi, perché non è che c'è stato quello che si chiama Petrucci, che voi ci cliccate solo e trovate 1 milione di spazi a gratis. Quindi questo è il teatro, questa è l'orchestra, questo è il direttore d'orchestra di questa prima. Intanto c'è un'altra foto che poi è finita. Vabbè, non è importante, questa è una serata d'operetta, probabilmente avrei dovuto anche saltare. Vabbè, allora qual è il senso del video? Sperate che la connessione tenga. Il video è collegato a una tradizione quasi religiosa che si è costituita in Giappone. In Giappone già era iniziato negli anni 20, ma poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, collegata a questa prima assolutamente insolita, è invalsa la tradizione di eseguire come rito quasi propiziatorio la nonna
nel periodo natalizio oppure a inizio anno. Anche 50 città contemporaneamente nell'Istria nello stesso periodo eseguono la nona di Belluno. Questo in data precisa? No, nel periodo natalizio inizio anno, ognuno si sceglie un po', quello è il periodo comunque. Ora, questa che state per vedere, questa? Sì, 54 minuti. Questa che state per vedere, aspetta, questa che state per vedere è collegata al concerto di Osaka. Che cosa dire di particolare questo concerto di Osaka? A dirlo viene un po' da ridere, a sentirlo a prima botta non ci credo. A questo concerto, avendo pagato, all'epoca pagavano 700 euro il video del 2012, l'anno successivo allo tsunami, per delle scene collegate alle zone dello tsunami, 10.000 coristi, 10.000, si esercitavano, forse di più perché qualcuno ovviamente lo dovevano scartare, e partecipavano a questo concerto. Quindi è una cosa inimmaginabile, 10.000, e poi vedrete le scene. Il video è sottotitolato in italiano, i sottotitoli non sono perfetti perché vedete che la nona è non qualche cosa, non è stata perché è un software senso di YouTube, però il senso del video è chiarissimo. Vi invito a non sbattere le mani come abbiamo fatto io, perché il video non finisce con il finale della nona, perché 12-13 minuti sono praticamente quasi tutto l'ultimo movimento della nona. Però ci sono delle bellissime considerazioni finali, altri 4-5 minuti, sia del direttore d'orchestra, perché i veri protagonisti poi di questo video all'inizio sono un professore di matematica che ha partecipato già a 11 edizioni, è un'intera famiglia, un padre, madre, un figlio grande e un figlio piccolo. La madre e il figlio piccolo l'anno prima avevano partecipato al concerto e convincono il papà e il figlio grande a partecipare. Poiché sabato c'era una professoressa giapponese, ve lo dico, quella che mangia, vedete in una scena, mangiare a cena la famiglia da sola, ed il riso cotto alla giapponese, non so esattamente che significa, messo in delle alghe leggermente cotte e pressate. Quindi avvolgono, io ero convinto che fosse le foglie lì, invece ha detto la professoressa giapponese, simpatica, abita pure il marito che insegna giapponese, sono di Castellano, che sono foglie di alghe, sono molto fine. Vabbè, quindi sperando che non ci siano problemi, il video è bellissimo.